In questo video vi illustrerò come eseguire il saggio alla fiamma con l'AmpSim, il simulatore di analisi qualitativa. Vi ricordo che il saggio alla fiamma è quella procedura analitica che mi permette di determinare la presenza di alcuni cationi qualora appunto vengano eccitati i loro elettroni mediante l'impiego di radiazioni infrarosse generate mediante un becco Bunsen. Più in dettaglio, gli elettroni degli strati più esterni, degli orbitali più esterni, possono essere opportunamente eccitati, quindi possono passare da uno stato fondamentale ad uno stato eccitato. In questo stato eccitato non vi rimarranno per sempre, ritorneranno poi allo stato fondamentale emettendo l'energia assorbita sotto forma di una radiazione elettromagnetica. Questa radiazione elettromagnetica, se è generata e ne è presente nell'intervallo del visibile, sarà percepibile dal nostro occhio. Quindi, con questa procedura potremo andare a determinare la presenza di alcuni cationi, per esempio il potassio, il sodio, il litio, il calcio, il bario e di un anione come il boro mediante una semplice procedura. Quello che ci serve per eseguire tutto questo risultano essere dei pezzi di vetreria che sono presenti sul banco di LabSim. Allora, adesso vi faccio vedere bene. Allora, innanzitutto ci servirà una provetta nella quale andremo a mettere l'acido cloridrico concentrato, la cui funzione è quella di spostare il sale formando un cloruro, che di norma sono più facilmente volatilizzabili degli altri sali. Questo è fondamentale per la procedura stessa. Poi ci servirà un vetrino d'orologio sul quale andremo a mettere una piccola quantità di analita mediante l'impiego di una spatola. Ci servirà anche un filo nickel cromo tramite il quale poi andremo a trasferire il nostro sale previa appunto immersione nell'acido cloridrico concentrato. Andremo a prelevarlo per poi testarlo sul becco Bunsen che troviamo qua di fianco spento. Prima di procedere col saggio, bisognerà selezionare opportunamente l'analita che vorremmo andare a provare. Si fa questa operazione cliccando sulla scatoletta con scritto analita. Prima di iniziare devi selezionare l'analita. Menu analita. Ecco che ci compare il menu di scelta dell'analita. Noi potremmo eseguire una scelta puramente casuale per eseguire un saggio incognito, senza conoscere il tipo di sostanza che vogliamo analizzare, oppure eseguire un bianco scegliendo uno di questi sali presenti nella lista. È possibile anche fare delle selezioni casuali un pochettino più mirate, scegliendo un sale idrosolubile o un sale non idrosolubile, ma comunque in questo esempio sceglierò il nitrato di potassio. Clicco sul nitrato di La potassio. sostanza da analizzare sarà nitrato di potassio. Ok, abbiamo scelto l'analita. A questo punto dobbiamo mettere dell'acido cloridrico concentrato nella provetta. Per fare questo prendiamo il nostro reattivo dallo scaffale, cliccandoci sopra. Ok. Sarà poi sufficiente cliccare sulla pipetta per trasferire una piccola quantità nella vetreria che avremo selezionato. Per selezionare la vetreria basta semplicemente cliccarci sopra. In questo modo abbiamo selezionato la provetta. Se a questo punto aggiungessi dell'acido cloridrico sarei ammonito dal programma perché la vetreria che noi abbiamo sul banco risulta essere sporca e adesso vi faccio vedere. Prima di usare la vetreria, la devi sciacquare con acqua distillata. Usa la spruzzetta e poi svuota il contenuto nei rifiuti. Ok, è fondamentale utilizzare quindi della vetreria perfettamente pulita. Facciamo come ci dice LabSim, clicchiamo su acqua distillata. Ok, a questo punto clicchiamo su rifiuti e l'acqua distillata verrà svuotata e avrà pulito la nostra provetta. A questo punto possiamo aggiungere l'acido cloridrico concentrato. Verrà aggiunta una pipettata che corrisponde grosso modo ad 1 millilitro nella nostra provetta. Bene, a questo punto dobbiamo prendere l'analita, clicco su analita e trasferire una piccola quantità nel vetrino d'orologio. Clicco sul vetrino d'orologio per selezionare la vetreria. Anche il vetrino d'orologio è sporco e necessiterà di essere pulito con dell'acqua distillata. Punto svuoto il vetrino d'orologio, poi clicco sulla spatola per trasferire l'analita. Ok,
A questo punto dobbiamo accendere il becco Bunsen per poter fare la nostra analisi. Basterà cliccare sulla manopolina del becco Bunsen per aprire il rubinetto del gas. Ora il Bunsen è acceso. Ok, la fiamma risulta essere riducente e riconoscibile dal colore giallastro. A noi serve una fiamma ossidante perché a questo punto la fiamma brucia ad una temperatura molto più elevata. Si parte da grosso modo 600 gradi, arrivando della fiamma riducente per raggiungere gli oltre 1400 gradi della fiamma ossidante. Si gira la ghiera qua sotto. Ora il Bunsen è regolato sulla fiamma ossidante. Ok, e vedete che la fiamma risulta essere azzurra. Appunto, questo succede perché il quantitativo d'aria che entra nel camino del Bunsen risulta essere molto, molto grande e fa bruciare molto meglio il gas e quindi brucia ad una temperatura più elevata. Bene, anche il filo nickel cromo risulta essere sporco e necessita di essere pulito. Per pulire il filo nickel cromo si procede come in laboratorio, ovvero si intinge il medesimo dentro all'acido cloridrico concentrato e poi lo si inserisce nella fiamma più volte fin quando la colorazione della fiamma non risulta essere azzurra, cioè si perde lo sporco che è presente sul filo. Quindi seleziono l'acido cloridrico concentrato presente nella mia provetta, poi clicco sul filo nickel cromo, viene immerso dentro nell'acido cloridrico concentrato. Adesso per operare il filo nickel cromo per spostarlo sul Bunsen sarà necessario deselezionare la vetreria. Clicco sul filo nickel cromo e la fiamma ci si colora di arancione, giallo-arancione. È colorazione tipica del sodio. Vedrete che in laboratorio esiste sempre questo problema. Il filo nickel cromo è sempre sporco e quando è sporco di sodio. Ripeto l'operazione più volte. Questa è la procedura per pulirlo, di norma 3 volte sono sufficienti. Questa è la terza volta. Proviamo la quarta. Ecco fatto, la fiamma è rimasta azzurra, quindi significa che il filo finalmente è pulito. A questo punto intingiamo un'altra volta il filo nickel cromo nell'acido cloridrico. E poi a questo punto lo sporchiamo dell'analita. In questo modo ho selezionato il vetrino su cui è presente l'analita, ci metto un pochino di sostanza, la sostanza resterà appiccicata alla superficie del filo nickel cromo perché è bagnato di acido cloridrico, deseleziono la vetreria e a questo punto, ricliccando sul filo nickel cromo, questo verrà inserito nel Bunsen e ci farà vedere la colorazione della fiamma del potassio che è violetto, come vedete. Posso rivedere la fiamma cliccando un'altra volta sul filo nickel cromo e vedrò ancora questo colore violetto nella fiamma. Ok, a questo punto l'esperienza risulta essere terminata.